Buongiorno, allora questa mattina sono andato a farmi una ricerca su Google per cercare di capire che cos'è l'indice della libertà di stampa e Wikipedia è il primo sito che ne parla bene, insomma, cioè che spiega bene come funziona ed è sostanzialmente una classifica fatta su circa 180 nazioni in tutto il mondo, compilata e pubblicata da Report Senza Frontiere, e ne spiega anche la metodologia con cui viene fatta questa classifica, vengono assegnati questi punteggi ai vari paesi. Poi c'è una scala di colori che indica col colore verde scuro i paesi o comunque gli anni per quel paese con la maggiore libertà di stampa, passando poi al verdino, al verde chiaro, il verdino, il giallo, il rosa, per arrivare poi al fucsia, che sono i paesi con minore libertà di stampa. Allora noi vediamo nei paesi con la minore libertà di stampa, troviamo Siria, Sudan, Vietnam, Cina, Eritrea, Corea del Nord, che sono tutti gli anni che vanno, questa classifica si fa dal 2002 ad oggi, che sono perennemente fucsia, quindi libertà di stampa è una parola che non rientra neanche nel loro vocabolario. Poi invece in testa alla classifica troviamo paesi come Norvegia, che è verde scuro tutti gli anni, Finlandia, che ha un verde chiaro solo nel 2018, per il resto è tutto scuro, e poi Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, cioè paesi del Nord Europa. Noi ci troviamo in una situazione che uno potrebbe anche pensare, ma sì, tutto sommato non è neanche così disastrosa essere al 43esimo posto nel 2019, perché questo è aggiornato fino al 2019, perché sappiamo che in realtà oggi ci ritroviamo al 58esimo posto, quindi abbiamo perso un po' di posizioni. La cosa che però salta all'occhio guardando questo, diciamo, grafico a colori, se vogliamo, è che noi il verde chiaro non lo abbiamo mai neanche sfiorato, e neanche il verde scuro, ovviamente. Noi siamo stati sul verdino e il giallo. Il giallo sono paesi come la Repubblica Dominicana, le Mauritius, la Georgia, che va tanto, di moda le Seychelles, la Mongolia, cioè per dirvi il Niger, la Nigeria è quasi colorata come noi, quindi questo ti fa capire che siamo messi proprio male, ma proprio male. Dopodiché vado a cercare su Google cosa dicono i nostri amati giornalisti o giornalai in merito a questo tema, e guarda caso, facendo la ricerca indice di libertà di stampa, i paesi, cioè, oh, pardon, i giornali tanto amati non ci sono, li trovi dalla quinta pagina di Google in poi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'informazione l'hanno data come volevano loro, ovviamente, con la libertà di stampa che ci caratterizza, ma non sono visibili. Quindi è un'informazione che loro non vogliono dare, cioè la danno perché sono obbligati, altrimenti saremmo al 180esimo posto, ma la danno come vogliono loro. E quindi tu non li trovi. Quando tu fai una ricerca qualsiasi sulla guerra in Ucraina, sulla Russia, tu li trovi tutti in prima posizione, nella prima e nella seconda pagina, giusto perché non ci stanno ammassate tutte sulla prima. Trovi Repubblica, Il Foglio, tutti gli altri, insomma è inutile elencarli. Allora a questo punto il ragionamento che io faccio è: ma attenzione, se noi siamo in una situazione in cui la libertà di stampa è molto ridotta, allora le testate giornalistiche più famose in Italia non le devo ascoltare, quindi quando io cerco una notizia su Google, se le trovo nelle prime posizioni, questi grandi giornalisti, pardon, li trovo nelle prime posizioni,
Allora è bene che salto direttamente alla quinta, sesta pagina di Google e cerco di informarmi lì, perché altrimenti sarò un po' condizionato. Viceversa, se faccio una ricerca e questi personaggi non li trovo, questi giornali non li trovo nelle prime posizioni, ecco che allora posso dare un'occhiata effettivamente ai primi risultati di Google. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto. Viviamo in una situazione dove la libertà di stampa è assolutamente, non c'è, non c'è, perché essere alla 58esima posizione nella classifica vuol dire non avere libertà di stampa, praticamente zero. È come prendere una sufficienza a scuola. Sì, lo sai, però voglio dire, di sicuro non sarà da te che vengo a farmi insegnare quella determinata materia. Mi raccomando, vi auguro una buona giornata e pensate liberamente.